Salvini ha a cuore quella radio come tutti quanti noi, come tutti i leghisti. Io non credo che quel titolo sia un titolo corretto, la voce della Lega non è a rischio. Ma smentiamolo, nel senso non è a rischio. Guardi, tutte le volte che la Lega torna ad essere baricentrica nel sistema politico, torna ad essere forte, torna ad acquisire consensi, torna ad essere un interlocutore importante nella politica, emerge sempre qualcosa che serve per poter creare... Però non l'abbiamo inventato noi che fosse a rischio. Sì, però in posso modo, dire che no? c'è stato qualche quotidiano che si è spinto eccessivamente oltre. Troppo. Sarà un caso, poi voi avete fatto vedere Berlusconi che faceva della facile e spicciola ironia sulla Lega e sulla radio, sarà un caso che uno di quei giornali che ha dato per morta la radio ancora prima è stato il giornale. Quindi magari sarà stato un caso, lo diciamo in maniera chiara, che Radio Padania non ha chiuso. Radio Padania non chiude, Radio Padania non chiuderà e continuerà ad essere una voce, forse una voce scomoda per qualcuno. Sommessamente, sì. Io di questo sono molto contento, perché secondo me le voci, qualsiasi voce deve esistere. Fastidio che qualcuno godesse sul fatto, a me ha dato fastidio che qualcuno potesse godere sul fatto che quella radio chiudesse. Quando l'Unità è tornata in edicola, non la compro, la sfoglio, però io sono stato contento, perché una voce di libertà e di informazione è sempre un valore aggiunto nel sistema democratico del nostro paese. Io ho avuto la sensazione che qualcuno godesse o fosse felice se Radio Padania chiudesse. È una radio scomoda, forse per alcuni, è una radio alternativa al palazzo, quindi a qualcuno può dar fastidio. La notizia vera però è che la radio c'è, gli editori di quella radio sono gli ascoltatori, in quella radio si dicono cose favorevoli per la Lega, ma c'è anche chi dice cose contrarie. È una radio libera e di libertà. È una fortuna che ci sia e faremo il possibile perché continuerà a dare quell'informazione che penso sia una ricchezza complessiva per tutto il paese e soprattutto per quelli che poi credono in quel progetto politico.